Presidente, rispetto all'implementazione del piano assunzionale va ricordato che l'ordine del giorno è stato presentato appunto il 14 dicembre e poi nel corso del mese di dicembre poi c'è stata effettivamente un'implementazione, quindi diciamo, potremmo dire che è una richiesta sicuramente superata, però nell'ottica sicuramente di proseguire nell'attività di implementazione del personale, visto che dal 2010 a oggi si è probabilmente assunto molto più nelle partecipate all'interno della pubblica amministrazione, il Movimento 5 Stelle voterà all'ordine del giorno 717, 718 e 719 voterà favorevolmente. Quindi se il consigliere Ghera poi magari non farà l'intervento, insomma noi voteremo. Ah, ok, no, non avevo sentito. Quindi 717, 718, 719 noi voteremo favorevolmente. Così almeno possiamo tranquillamente andare avanti. Grazie.